Buonasera a tutti, benvenuti, grazie della vostra presenza, seppur domenicale, in concomitanza col grande derby visefano. Evidentemente abbiamo tifoserie diverse. Ieri il benvenuto a Bernardo Musso, oggi un benvenuto, un bel applauso per Marco. Grazie a quello che è stato detto e scritto di Marche conoscete quasi tutto, questa comunque la conferenza stampa è ufficiale, la presentazione a stampa e tifosi, il nostro benvenuto a lui diamo subito la parola per presentarsi, per dirci qualcosa e poi le vostre domande, grazie. Vicino al microfono. Okay. Ciao a tutti. Parlo un po' inglese, parlo un po' italiano, mi dispiace. Adesso sono molto felice di essere qui, molto grato a Ario e tutto per questa opportunità e sono molto eccitato per quest'anno. Allora grazie, grazie tutto. E allora andiamo con le domande, prego. Ma io, no scusa, voglio dire... Ti ho fregato. Dovevo parlare prima, invece parla prima. No, voglio dire due cose di Marche, che quest'anno abbiamo preso giocatori che hanno tutti una storia abbastanza particolare, secondo me. Per esempio Marche, forse tutti non sanno che il primo allenatore di Marche è stato Peter Gualacci. Peter Gualacci sapete benissimo che lo conosciamo tutti molto bene. Marche ha origini italiane, come avete sentito parla molto bene italiano, bene, insomma abbastanza bene. Al babbo, correggimi se sbaglio, al babbo di Veroli e la mamma di Novara. Di Comano. Toscana. Ma detto questo, che poi ci serve poco, io credo che anche lui è uno di quei giocatori, forse sono un po' ripetitivo, ma è la caratteristica che siamo andati a ricercare più di ogni altra, con grande intensità, con grande voglia, con grande disponibilità, oltre a caratteristiche tecniche molto molto interessanti che ricoprono il ruolo di 4 e di 5, quindi veramente abbiamo forse stato il giocatore che abbiamo firmato più in fretta perché è quello che ci ha subito colpito con le sue caratteristiche, quindi ripeto, anche per lui c'è questa così, sorte di un qualcosa di simpatico nella sua storia. Grazie. Per me. Allora, ciao. Ciao, sono Mirko Facenda, ci siamo già visti ieri sera poi tra l'altro. E, senti, sì, volevo chiederti dopo la chiamata della VL se hai parlato con Peter Gualacci, il tuo ex allenatore di Pesaro, e, insomma del campionato italiano. Ha chiesto se dopo la chiamata alla VL hai avuto modo di parlare con Gualacci. Sì, ho parlato un po' con Peter, I respect him very much, lui era mio allenatore 6 o 7 anni fa, so sì. E che cosa ti ha detto di Pesaro? Cosa ti ha detto? In bocca al lupo, certo. Canada, vicino a Vancouver. Altro? Ciao. Vai. Allora, ciao. Ci siamo visti ieri sera anche noi. Bene, ci siamo visti tutti. Quindi, tutti ti descrivono come un giocatore molto intelligente, addirittura un genio nello studio. E quanto questa caratteristica ti ha aiutato nella pallacanestro, quanto è importante per te? Appunto, insomma, il discorso mentale, diciamo, quanto ti ha aiutato in campo? Sì, è molto importante
Uso la testa, sì. You have to be smart during the games, you have to make smart plays, make good decisions always. You can't just, you know, play hard and not play smart. So always when you're in the game you have to make the right moves, and I think it will take some time all'inizio to get used to this kind of different play, different than the United States. And so after some time I think that it will be much easier and become even much smarter and help my team to win. Praticamente dicendo sì, bisogna essere sia intelligenti che giocare duro durante le partite. La capacità di lettura, di saper scegliere la giocata giusta fa parte del gioco, quindi bisogna sicuramente usare la testa. E non è sufficiente soltanto l'intensità, soprattutto all'inizio della stagione, dice, sarà importante capire le situazioni di gioco, che differenza di giocate eseguire, poi verrà molto più facile, molto più automatico con l'andare del tempo, e quindi diventeranno più importanti altre cose. Però il giocatore gli piace giocare con di testa. C'è un giocatore a cui ti ispiri? Se sì, chi è? In NBA, sì, sì. O anche qualche altro per il mondo. Mi piace Dirk Nowitzki, lo sai, LaMarcus Aldridge, giocatori che tira dentro e al fuori, sì, mi piace. Tra gli obiettivi futuri c'è come idea l'NBA oppure rimanere in Italia, visto che hai anche il passaporto italiano, quindi sfruttarlo anche in ottica nazionale, magari potrebbe essere il tuo sogno quello di giocare in nazionale. Adesso I'm focused just on Italy on quest'anno, so dopo la stagione non lo so, però I will just want to play as hard as I can this year, help the team to win and to have a very good year, and then after then we'll see what will happen. In questo momento preferisci stare concentrato solo sulla stagione che inizieremo, pensare alla stagione qui con noi compresa, ad aiutare la squadra, vincere le più partite possibile e avere una stagione vincente, e poi l'anno prossimo a fine stagione vedremo che cosa fare per il futuro. Ci sono altri due rookie in squadra, li conosci, li hai mai affrontati in NCAA? The last couple days ho parlato con Andrea Pecile, Bartolucci, e ho fatto una passeggiata con Bernardo Musso. E, sì, mi piace loro. Sì. And he asked especially about rookies from the state, if you know, if you can guess that. I know the other Americans, I know of them, I've never played against them though, yeah. Li conosci, ma non ci ho mai giocato contro. Sì, non ha mai giocato contro perché erano conference diverse. Delle coste opposte, okay. Quindi li conosce come giocatori, ma non ci ha mai giocato contro. Come caratteristiche sappiamo che sei un giocatore molto versatile e sei anche il più alto della squadra, quindi immagino giocherai insomma anche pivot, no? Un po' due ruoli. Sì, penso che posso tirare dentro e a fuori. E penso che sono dynamico, allora I can play inside at the five, at the center, and also at the four, on offense to score a lot, and also to play defense, get rebounds, play very good defense, and just hustle and do whatever I can to help the team win games. Sì, può giocare nelle sue caratteristiche, è vero, lui può giocare sia nella posizione interna e quindi da 5, da centro,
che in una posizione perimetrale, perché pensa di essere abbastanza dinamico per ricoprire il ruolo di 4, di ala forte, ha capacità di tiro frontale, quindi di essere pericoloso in quella posizione, come ha abitudine e capacità di giocare internamente sia in attacco che in difesa, e quindi è pronto per giocare in tutte e due le posizioni. Della pallacanestro italiana o europea, conosci qualche cosa? Hai magari visto qualche partita in Canada? Sì, ho visto all'internet, al YouTube, delle partite di Pesaro l'anno scorso, o Euroleague. Due anni scorsi. lo so. Però sì, ho visto questi. E che impressione ti sei fatto della pallacanestro italiana guardando queste partite? È diverso degli Stati Uniti. It's much more team based. So in the United States, it's, you know, one on one. One person they take to the hoop and that's it. And here it's all about the team. You know, spread the floor, pick and roll, and make a good shot. And play fast, run. So I like very much this type of basketball. E sì, lui ha visto partite sia su YouTube che su internet, partite della Victoria Libertas passate. La differenza secondo lui tra quello che è la nostra pallacanestro e la pallacanestro americana, che qui c'è molto più gioco di squadra, mentre nella pallacanestro americana si lascia molto spazio uno contro uno per soluzione individuale verso canestro, mentre qui c'è una organizzazione di squadra, un gioco di insieme più complesso. Dice che gli piace questo tipo di pallacanestro e che insomma, che questo sistema gli piace, un sistema dove si giocano situazioni schematiche col pick and roll, attraverso il quale si apre il campo, la possibilità di giocare un contropiede organizzato, quindi gli piace. Come aneddoto, visto che qualcuno l'idea diceva di due anni fa, si è preparato molto Marco, perché ieri mi ha messo un po' in imbarazzo quando tornavamo a Bologna e mi ha detto: ma ho letto la storia della squadra, eravate in Eurolega, vincevate, cosa è successo? Quest'anno sarà diverso. Altro? Scusa, quindi i tuoi nonni sono tutti e quattro italiani, vero? Sì, sì, sì. Ecco, invece i genitori no. Genitori sono se... nati, come dicevano. No, nato in Vancouver. Ah, quindi no. Sì, sì. Sì, quattro nonni. E quindi tu parlavi anche italiano a casa? Cioè, come l'hai imparato parlando? Sì, ero piccolo, so, ho dimenticato. Insomma, non tanto. Posso capire un sacco, allora, quindi ogni giorno un po' meglio. E sei stato già in Italia? Sì, 10 anni fa, a Venezia, Firenze, Roma, tutto. Altre domande, altre curiosità? Qualcuno vuole dire qualcosa? Sei legato a un numero di maglia particolare? A 15. Perché? Se ce l'ho. Era il mio numero per università, 5 anni, sì. So, è speciale per me. Allora, c'è altro? Se non c'è altro, volevo dirvi che ovviamente ringraziamo come società la proprietà e la direzione dell'Hotel Flaminio che ci ha ospitati ieri e oggi, e vogliamo dirvi che, salvo imprevisti, domani alle 18 all'Hotel Excelsior presenteremo a Lusiche, domani alle 18. I colleghi, se sono così gentili di ricordare domani che riprende la campagna abbonamenti per i vecchi abbonati, è l'ultima settimana in sede fino a venerdì.
anzi non so se serve che voglio dire qualcosa in questo senso. Non so di sede, dappertutto. Sì, dappertutto. No, allora, dappertutto anche forse fino a sabato nelle ricevitorie, però in sede solo lunedì nelle conferenze. No, hai fatto bene l'ultima settimana per la preparazione. Diamoci dentro che ci sono tanti posti liberi ancora.